Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ilary Blasi dice tutta la verità sul tradimento di Totti. La conduttrice, dopo quello che è successo lo scorso mese, non nasconde più nulla. Ilary Blasi e Francesco Totti. Ilary Blasi, che è ripartita con la conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi al fianco di Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ha deciso di intervenire e dire tutta la verità. A fine febbraio infatti è scoppiato un caso mediatico sul presunto tradimento di Francesco Totti ai danni della moglie Ilary. Fonti vicine alla coppia avevano dichiarato una separazione imminente, visto che Ilary e Francesco vivevano da separati in casa. Addirittura si era già fatto il nome della presunta nuova fidanzata dell'ex calciatore, Noemi Bocchi, 34enne romana. Un'area di crisi che però era stata prontamente smentita dai diretti interessati, in particolare da Ilary, che ha preferito mostrare con i fatti e non a parole. Infatti quel giorno postò una storia mentre era a cena al ristorante con la famiglia, tra cui anche il marito, Francesco Totti. E anche il pupone postò un video in cui smentiva pubblicamente tutto. Ecco la verità di Ilary Blasi sul marito Totti. Ma a distanza di qualche settimana la Blasi è intervenuta raccontando tutta la sua verità in un'intervista al Fatto Quotidiano. Ilary ha voluto spiegare una volta e per tutte come sono andate le cose tra lei e suo marito Francesco Totti. Ecco tutta la verità sul tradimento dell'ex calciatore della Roma. Solo ora mi sto accorgendo che ogni cosa che faccio o che dico diventa notizia. Le cose sono due: o non hanno niente su cui scrivere o sono strana io e cado in situazioni particolari senza rendermene conto, ha detto la Blasi facendo riferimento a quanto successo nelle settimane scorse. Ilary Blasi e Francesco Totti. Ha poi continuato parlando del marito Francesco Totti: mi chiedo perché questo ragazzo tanto amato viene dipinto come fedifrago, insomma un figlio dei Namita, un traditore. È lui che si fida delle persone sbagliate, è ingenuo e si fa ingannare. Ilary ha voluto difendere Francesco mettendo a tacere tutte le voci che vedono il marito impegnato con una nuova relazione e ha detto la sua anche sul tema del tradimento. Le corna, si dicono o no? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia. Ilary e Francesco continuano a vivere con serenità il loro matrimonio, nonostante i gossip che circolano sul loro conto, stanchi di dover continuamente smentire. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.